ricordato degli awards proprio di ieri sera. A questo punto andiamo a coinvolgere proprio il direttore della Gazzetta dello Sport, Andrea Monti. No, ma perché ho una sorpresa. Non vorrei che i colleghi si ingelosissero degli altri giornali, perché in realtà il ciclismo chiede la partecipazione di tutti, quindi io devo ringraziare il presidente del CONI, il presidente di Rocco per questo tributo e continuo alla Gazzetta, ma in realtà è il lavoro di tutti i giornalisti che può aiutare questo movimento, che può aiutare questa federazione. Quindi vi assicuro che anch'io sono portavoce di un altro movimento, che se il ciclismo continua a costruire la sua strada come l'ha fatto in questi anni, hai parlato di una stagione da 7 più, ma io direi che siamo verso 7 e mezzo e l'8, non solo da parte degli atleti e da parte anche del CT della Nazionale Cassani, che è un amico di Gazzetta e personale e che sta facendo un grande lavoro di costruzione, ma da parte proprio delle strutture federali e di tutti gli atleti che vi partecipano. Credo che sia stato fatto un buon lavoro. La Gazzetta, ogni volta che si trova in queste condizioni, si trova tra amici, è parte, è una ruota, è un ingranaggio di questo movimento che tra l'altro non ha solo un riflesso sportivo, ma un enorme riflesso sociale. Credo che siamo in una bella, che la salita sia finita, e sono abbastanza d'accordo su questo ottimismo che ha espresso il presidente del CONI, e credo che sarà una lunga e bellissima discesa verso il traguardo. Quindi siamo in un buon momento. Prima di terminare il mio intervento, vorrei, sì, io sono un portatore sano del virus del ciclismo, me l'ha attaccato però Pier Bergonzi. Allora, con lui stamattina siamo preparati un duetto, cioè lui vi dirà che cosa Gazzetta e spero tutto il resto della stampa e dei media italiani possono fare per il ciclismo in un anno importantissimo come è il 2016. Pier, grazie. Grazie direttore. Buongiorno a tutti. Intanto volevo dire una cosa al presidente del CONI, quella che lui definisce gite, e per noi che vanno in bicicletta sono degli allenamenti, sono sforzi di 3-4 ore, ci lasciamo. Come ha detto il direttore, il movimento è in salute, lo dimostrano le tante facce di campioni straordinari. Vado direttamente da Alex Zanardi a Malori, ma anche tanti giovani, tanti ragazzi che hanno fatto risultati importanti e che ci danno speranze. Io avrei una serie di grazie, una promessa e una richiesta. Allora, i grazie vanno intanto al presidente della federazione e a Unicredit che ha ospitato il Giro d'Onore qui. Il grazie perché per i 130 anni ha portato il Giro d'Onore a Milano, e sapete quanto Milano per il ciclismo sia importante, per noi della Gazzetta in particolare. I grazie vanno a tutti i ragazzi che quest'anno hanno raccolto medaglie, dal primo all'ultimo, tutti eccezionali. Vanno a Felice Gimondi, che è venuto questa mattina e che in qualche modo è la faccia della nostra storia. Grazie Felice. Vanno ai risultati importanti, quelli di Fabio Aru, di Nibali, che qui sono presentati da Martinelli, che ha avuto il suo da fare quest'anno per gestire quei due campioni. Vanno Adriano Malori, che ha riportato una medaglia nella cronometro dopo tantissimi anni e da una grande occasione a Rio. Vanno a tutte le ragazze nel nostro ciclismo. Qui c'è Eva Lechner, che è bravissima, quest'anno ha fatto delle grandi cose, anche lei è una grande speranza per l'Io, ma tutto il ciclismo femminile è in crescita. Pensate che il nostro Giro d'Italia femminile è la corsa più importante a tappe che si fa nel mondo, non ce n'è un'altra così importante. E c'è un ciclismo dietro, c'è Salvoldi, che tutti voi conoscete, ha fatto un lavoro eccezionale in questi anni e ci ha regalato tantissime soddisfazioni, e altre ce ne darà perché anche il ricambio dietro è molto interessante.
Alex, inutile che lo ringrazio per la 200ª volta, il nostro Kung Fu Panda, come ha scritto il direttore, perché è un uomo straordinario. Ogni volta basta anche passare poco tempo con lui, a me capita ogni tanto, imparo sempre qualcosa. È un uomo che al di là dei risultati va oltre ogni categoria. La promessa e la richiesta invece è per il presidente del CONI. Presidente del CONI Malagò, allora la promessa è questa. Caro Presidente, lei ha una mission che è quella di riportare le Olimpiadi 2024 in Italia, che poi è anche la nostra, e ha la mission di fare buoni risultati a Rio. Ecco, il ciclismo ha almeno 5-6 opportunità di medaglie e farà molto bene, questa è la promessa che le faccio. La richiesta invece è quella di non abbandonare mai, ma di stare molto vicino al ciclismo, perché questo è uno sport straordinario, straordinario per umanità, straordinario per il messaggio che può dare. Se c'è una cosa in crescita straordinaria è anche il ciclismo come stile di vita, come gite della domenica che ogni tanto ci capita di fare, è emozione per i risultati, è un lavoro enorme di tantissime persone che danno la loro domenica, il loro sabato, il volontariato per poter i ragazzini alle corse dei giovanissimi. Ecco, non abbandoni mai, anzi stia vicino al ciclismo, perché ne avrà un grande vantaggio come presidente del CONI, e crede in questo sport che per me continua a essere lo sport più bello del mondo. Grazie.